Le processioni cattoliche, che prevedono strutture da portare a spalla, hanno da sempre avuto un ruolo centrale nella storia italiana. Nel corso del tempo sono diventate dei veri e propri eventi artistici che riuniscono le comunità e contribuiscono a farle vivere nel corso del tempo. Questa incredibile arte nasce dal sentimento popolare che vuole rendere onore a un santo. L'origine è un'origine che cambia a seconda della festa, però è comunque legata da questa esigenza di rendere omaggio. A partire dal 2006 nasce la Rete delle Grandi Macchine a Spalla, un'associazione che riunisce le feste più significative della cultura del Mediterraneo. I Gigli di Nola, una processione di 8 torri di legno e cartapesta che ricordano il ritorno di San Paolino in città. La Varia di Palmi, una festa popolare in onore di Maria Santissima della Sacra Lettera, dove i portatori trasportano un enorme carro sacro che rappresenta l'universo e l'assunzione in cielo della Vergine Maria. La Faradda di Licandelieri, a Sassari, una processione danzante dove vengono trasportati dei ceri simbolici in onore della Madonna Assunta. Il trasporto della macchina di Santa Rosa a Viterbo, processione dedicata alla patrona della città. È un progetto che si sviluppa con le comunità al centro e che nel 2010 diventa proposta di candidatura alla lista del patrimonio culturale immateriale. Nel 2013, a coronamento di un percorso virtuoso, le feste della Rete delle Grandi Macchine a Spalla vengono inserite nella lista rappresentativa del patrimonio immateriale dell'umanità. Il canovaccio di questo percorso è stato un sentimento di comunità, la necessità di riconoscersi e far riconoscere al mondo il valore di questo patrimonio straordinario che dopo secoli viene riproposto e alimenta quella passione e quell'emozione che è emozione di popolo e partecipazione di comunità e che nel terzo millennio insomma ci continua a darci messaggi importanti. Durante queste feste, la comunità diventa un corpo unico a servizio della propria funzione. Vi è una condivisione equa e coordinata dei compiti. L'aspetto più importante della discesa di Candelieri, della Faradda, che noi chiamiamo Fisciamanna, cioè vuol dire la festa più importante, la festa più grande che noi abbiamo, è questa necessità umana, possiamo dire, di sentirsi assolutamente legato alla propria terra, alla propria città, alle proprie tradizioni, esserne una parte integrante ma non passiva, è quasi il desiderio di voler contribuire affinché questa festa non si perda. Tutti coloro i quali, diciamo, partecipano a vario titolo alla festa, ma anche chi semplicemente assiste al rituale della festa, se lo vede dentro esplodere in qualche modo, scorrere nelle vene. C'è un rituale anche non scritto che accade nell'animo di ogni palmese e che di volta in volta ciclicamente, ed è qui proprio il patrimonio immateriale che si manifesta, riesplode proprio il giorno in cui viene celebrata la festa. È come se ognuno idealmente abbracciasse il proprio padre, il proprio nonno e di lì a discendere nelle diverse generazioni. In questo processo di creazione complesso, che coinvolge tutta la comunità, gli artigiani hanno il compito di costruire le grandi macchine a spalla, il cuore pulsante della festa, simbolo inimitabile che dà identità alla festa stessa. La macchina è nello stesso tempo la festa, è la comunità, è la ragione per cui la comunità vive un anno. Riesce a unificare tutta la comunità che sta assistendo, la comunità che attribuisce un valore a quel momento, a quell'evento e che quell'evento intende proteggere, tutelare e soprattutto trasmettere alle generazioni future. Non esisterebbe il rito processionale, il rito del trasporto, la festa, se non esistesse la macchina. E del resto la macchina rimarrebbe inanimata, non avrebbe alcun senso se non ci fosse questa propensione a ripetere negli anni, nei secoli, una ritualità che è ritualità di comunità.
Durante lo svolgimento di queste processioni, l'incarico più importante viene dato ai portatori, che in ogni festa hanno un nome ben preciso e delle caratteristiche uniche per svolgere al meglio il loro ruolo. I portatori rappresentano tutta la città e durante la festa ovviamente diventano i principali protagonisti. Il senso proprio ultimo della varia è proprio questa unità dell'intera cittadinanza rappresentata materialmente dagli imbuttatori, che diventano una cosa sola, e si ha veramente l'impressione che anche i palazzi, le persone diano una mano agli imbuttatori per trasportare idealmente questo carro, ed è una sensazione quasi indescrivibile. Nel senso che penso che al di là delle parole siano gli occhi di chi partecipa alla festa, imbuttatori in primis, ma non solo, che raccontano quello che si vive, raccontano questi 5 secoli di storia. Il facchino, nel momento in cui trasporta la macchina, si sente fuso in una comunità, avverte proprio la presenza e la partecipazione di tutta la folla. Tutti i facchini, 113 facchini, diventano un solo uomo, un solo cuore, un solo respiro. È come una benzina in più che dà la forza a superare i momenti critici, e ce ne sono, durante il trasporto. Il portatore ha la responsabilità del compito che gli viene attribuito dalla comunità di cui fa parte, cioè un primus inter pares in un certo senso, che si fa veicolo proprio delle istanze di una comunità intera, e quindi la comunità riesce a tenersi coesa anche grazie al singolo, che però non è mai singolo. Questa preparazione richiede sacrificio, richiede perseveranza, richiede studio, richiede soprattutto responsabilità nei confronti della città e di chi quel giorno viene a guardare i candelieri. I collatori sono uomini di fatica, di lavoro. Loro portano sulla propria pelle il segno della loro devozione. Questa centuria di uomini, composta da persone di ogni ceto sociale. Questa è la cosa bella e affascinante, che in quel giorno noi ritroviamo fianco a fianco, passo dopo passo, sia il contadino che l'operaio che il professionista. La comunità ha dato a quei ruoli dei valori che sono rimasti costanti. Sono rimasti costanti proprio perché sono valori tradizionali forti che vengono conservati e che vengono tramandati soprattutto. E è su questo che si basa la salvaguardia delle feste e del patrimonio immateriale in generale, cioè sul fatto che una comunità attribuisce a quell'evento, a quel fenomeno, un valore importante e desidera che questo fenomeno venga salvaguardato e tramandato alle generazioni più giovani per farlo sopravvivere, accettando che venga rielaborato e modificato.